Ci tenevo molto a darvi un saluto e soprattutto a parlarvi in maniera molto breve delle linee d'azione che noi come Regione stiamo tenendo sul versante del welfare per gli anziani e sono tre i punti su cui stiamo investendo. Il primo è quello del consolidamento delle risorse, il secondo quello della domiciliarità. Il terzo è quello di rafforzare il caregiving, cioè le persone che si prendono cura di altri non autosufficienti. Il primo punto, consolidamento delle risorse. Senza risorse finanziarie purtroppo si fa molto poco e quindi ci tengo molto a sottolineare che la Regione Emilia-Romagna, sia sui fondi della sanità, che però in gran parte vengono dal governo centrale, ma soprattutto sul fondo per la non autosufficienza, non ha mai arretrato. Quindi rispetto alla Dimmelo tentazione subito, di, tagliare dimmelo subito. risorse in una fase anche di ristrettezze economiche, noi abbiamo tenuto il passo e considerate che il fondo per la non autosufficienza che va a persone o che arrivano a non essere autosufficienti per l'età elevata o che hanno problemi di disabilità, questo fondo in Emilia-Romagna ammonta a circa 430 milioni ed è superiore all'intero fondo nazionale che viene spartito tra le 20 regioni. Quindi è un impegno importante che non va sottovalutato e su cui non intendiamo tornare indietro. Secondo punto, dove vanno le linee più innovative dei nostri servizi? Stiamo tentando di lavorare molto sull'idea di domiciliarità e di prossimità, cioè poiché l'aspettativa di vita si allunga e tra l'altro i nostri anziani in regione sono anche più attivi, quindi diamo anche dei dati positivi rispetto ad altri, leggono di più, si informano di più, in particolare le donne partecipano di più anche ad attività sportive, quindi hanno anche il tempo, oltre che di occuparsi magari dei nipoti e della famiglia, di partecipare attivamente alla società. Ecco, dobbiamo evitare che quando si invecchia e ci si sorgano problemi di non autosufficienza ci sia solo la risposta dell'ospedale. L'ospedalizzazione, la sanitarizzazione deve essere l'ultima risposta possibile. In mezzo, quando cominciano problemi di non autosufficienza, devono esservi soluzioni diverse che in qualche modo assomiglino al domicilio, alla propria abitazione. Quindi l'idea è quella di tenere gli anziani, le persone che hanno dei bisogni, quanto più possibile nei loro domicili, tramite un'assistenza a casa e quindi assegni di cura, o di mettere in piedi, ce ne sono già tante in regioni, alloggi, servizi abitativi che abbiano magari anche con assistenza infermieristica e sanitaria, abbiano le caratteristiche dell'abitazione, perché la dignità della persona, il mondo degli affetti, il mondo delle relazioni non deve essere immediatamente cancellato da una struttura sanitaria. Il terzo e ultimo punto, stiamo lavorando molto sui caregiver, cioè coloro che si prendono cura anche per tutta la vita di familiari non autosufficienti. Sapete che l'Emilia-Romagna è stata la prima regione a fare la legge su questa figura del prestatore di cura. Purtroppo sono spesso le donne, al 60% sono donne, che si trovano anche in età anziana ad assistere familiari o vicini con gravi problemi anche di disabilità. Donne che rischiano di avere un carico sulle spalle insostenibile. Abbiamo anche proposto attivamente che si faccia una legge nazionale, stiamo cercando di darci da fare anche per trovare un po' di risorse a livello nazionale. Bisogna evitare che non solo l'anziano invecchi e abbia propri problemi di salute, ma debba anche al posto delle istituzioni prendersi carico e farsi carico delle persone vicine. Le istituzioni ci devono essere in questo caso e quindi ci daremo da fare per questo. Chiudo dicendo che la fragilità, l'età anziana non sono necessariamente una cosa negativa, anzi, l'idea che una democrazia e delle istituzioni si occupino di anziani forse è il primo punto di società democratiche e civili. Dobbiamo moltissimo ai nostri anziani che spesso hanno tenuto insieme pezzi del nostro welfare, vediamo di costruire una società
democratica dove tutti partecipino, dove tutti danno il contributo e di tutti dobbiamo riconoscerne il valore. Quindi su questo il nostro impegno c'è, al netto degli errori che si possono fare, e andiamo avanti per tenere in piedi un welfare che possa accompagnarci per tutta la vita. Grazie, grazie vicepresidente, le auguriamo un buon lavoro e giunga a lei il nostro applauso da tutto il popolo di Senior Italia oggi qui presente. Grazie, andiamo grazie, avanti. Buongiorno.